Gol per tre punti e un gol soprattutto per la storia. La tua storia è quella del Novara. La priorità sicuramente è la squadra oggi e questa vittoria importante, perché l'obiettivo nostro è la salvezza. Però mi tengo stretto questa soddisfazione che voglio condividere con i miei compagni di squadra e con tutti coloro che sono passati prima, perché un record così non capita forse mai nella vita e per sempre rimarrà con me e con questa città. Da parte mia penso di aver completato quest'anno nella migliore maniera, anche se questo infortunio non mi permetterà di disputare l'ultima gara a Padova e questo mi dispiace. Le
dire, quanti anni è che sei a Novara? Non hai mai mollato, non hai mai gettato la spugna e arriva un momento glorioso per te e per i tuoi compagni. L'ho già detto ormai tante volte, 10 anni. Sono arrivato nel 2001, 2011 oggi. Per me è una storia nella storia, sono il ragazzo più felice del mondo e ringrazio veramente i miei compagni di squadra, mi hanno regalato tutto quello che potevano dare. L'hanno dimostrato, se lo meritano, io li ringrazio, io ho fatto il mio e spero di continuare la storia qui perché è quello che ho sempre voluto. Raffaele, ti sei ripreso la tua Serie A? Sì, mi è stata tante volte la categoria e oggi è giusto così perché nel calcio torna sempre tutto. Grazie mille. Con la frase che mi dicessi 2 anni fa, il lavoro paga, il lavoro ha pagato. Oggi è l'ennesima dimostrazione che nulla ci è dovuto, dobbiamo conquistarci tutto. Io penso di oggi di essere meritato perché parto sempre da lontano ma arrivo sempre.